Ciao a tutti ragazzi, io sono Marcello Zingaro 68 e questo è il mio canale. Allora ragazzoli, ce l'avamo lasciati l'ultimo gameplay che avevamo messo gli animali e giustamente adesso che abbiamo gli animali dobbiamo fare un po' di scorta. Allora io mi sono già portato un po' avanti come sempre dietro le quinte, lo sapete, faccio un po' di lavoretti dietro le quinte. E mi sono fatto questi due campi qua, uno era di orzo e l'altro che c'è qua di fianco, dove vedete che ci sono tutti i mezzi, avevo il frumento. Allora ragazzi, qua è lo stesso, ho scelto questi due campi perché ci serve sia la paglia per fare il letto degli animali quando andremo a mettere le mucche, anche per i nostri stessi maialini che abbiamo già messo. E poi ho detto l'altro campo che a orzo faccio le balle di paglia, ragazzi, perché quando dobbiamo preparare, quando devo preparare la razione mista, mi servono anche le balle di paglia. Dunque mi sono organizzato per fare le balle di paglia. Oggi, ragazzi, faremo una giornata a fare le balle di paglia. Io direi di non perdere altro tempo e di metterci subito al lavoro. Allora, ragazzi, io mi sono organizzato così. Andremo a fare le balle con il nostro John Deere, il 6155, la versione più piccola del John Deere. Ho preso la macchina che fa le presse della Kuhn, la LSB 1290D, la Power Desint. E niente, ragazzi, saliamo a bordo e iniziamo a fare le nostre balle. Poi ho preso un altro macchinario che le mette, c'era quello una volta nel 17, c'era anche quello che ci aveva dato Black Sheep per metterle una sopra l'altra, ne faceva file da 4, questo fa file da 3, però dai, è uguale ragazzi, non cambia granché. Allora intanto dispieghiamo la nostra crea presse, perfetto, dovrebbe essere già a posto, ok, via, si parte ragazzi. Sì, non ne usciranno tante perché ragazzi sono campi ancora da arare, da fertilizzare, perciò voglio dire non penso che venga fuori tanta roba, però dai, incominciamo così, pian pianino ci portiamo avanti. Poi è chiaro che una volta che avrò finito di fare le nostre balle andremo avanti con la rattura, la calce, fertilizzazione, insomma ragazzi faremo in modo che i campi ci diano un po' di più. Intanto vedo che fa un po' di fatica il nostro John Deere, è lo strano, ce la dovrebbe fare perché quando sono andato, è chiaro ragazzi che è tutta roba che ho affittato, che ho noleggiato, non è che l'ho comprata. Però quando sono andata a noleggiarla ho visto che parlava di 140 cavalli. Il nostro John Deere, se non sbaglio, dovrebbe averne intorno ai 164, perciò. A parte che possiamo anche cambiare trattore, al limite mollo questo e prendiamo il nostro Fendt. Però, voglio dire, vediamo un attimino, dai. Adesso facciamo un giro con questo. Ok, intanto la prima l'abbiamo mollata, ragazzi. La prima è andata, dai. Facciamo un po' di scortina di balle per gli animali, ragazzi, perché sono partito con le pecore, con i maialini, le galline. Ragazzi, mancano le mucche, dobbiamo mettere le mucche. Però per mettere le mucche bisogna fare, lo sapete tutti, bisogna fare un po' di scortina. Iniziamo con le balle, paglia, poi farò quelle d'erba, il fieno, l'insilato, insomma c'è un po' di lavoro dietro. Sì, ragazzi, arrivo magari davanti al Fendt e cambio trattore, vediamo un attimino perché il Fendt, parliamo di 240 cavalli, dovrebbe tirarla un attimino meglio, ragazzi. Sì, anche questo non è che stia facendo questa gran fatica, però insomma. Ok, ci fermiamo un attimo. Allora, lo mettiamo un attimo in parte qua, ragazzi.
Ok, io direi di lasciarlo qua così. Ci prendiamo il Fendet. Allora, vediamo un attimino, magari riusciamo ad andare un pelino, non dico tanto, però magari un pelino più veloce, ragazzi. Eccoci qua. Allora, il carrellino è basso, ripartiamo, vediamo un po' se riusciamo ad andare un po'. Sì, dai, un pelino più spediti, ragazzi, un pelino più spediti. Ok, allora. Adesso facciamo. Ah, aspettate, eh. Pelino di manovra, giusto per addrizzarci un pochino. Via, si riparte, ragazzi. Largo un po' l'immagine. Vabbè, decisamente più spediti, sì, poi è chiaro che adesso siamo un po' in discesa, magari. Però, insomma, avendo qualche cavallo in più, in teoria dovremmo andare un pelino più spediti, dai, ragazzi. Ok, allora, io direi. Vediamo se riesco. Sì, ce la dovrei fare. Sì, dai, 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 ce la facciamo, ce la facciamo. Allora, vediamo un po'. Insomma, dai, una chiappa un po' di salute, di salita, scusatemi, ragazzi. Una chiappa un po' di salita rallenta anche lui, però insomma, dai. Magari 11-12 non è come andare a 7-8, un attimino più veloce, ragazzi. E il discorso dei trattori, ragazzi, non sto a prenderli con tanti cavalli perché comunque è una fattoria con campi piccoli o diciamo un po' grandi, non ha tanti campi grossi, non abbiamo neanche tanto spazio per girarci perché ragazzi è piena di campi sta mappa e in più abbiamo le nostre seppi con la collisione, perciò faremo anche fatica un attimino con i mezzi grossi, veramente facciamo un po' di fatica a girarci o a lavorare, perciò sono stato diciamo in una via di mezzo, ecco, diciamo, non tanto piccoli perché ero partito con trattori abbastanza piccoli, poi mi sono reso conto che forse erano un po' troppo piccoli, allora ho detto dai, facciamo una via di mezzo. Sono andato, infatti, vedete, sono andato sul 700 Vario, ho preso la versione più piccola della John Deere, e c'ho il trattorino, quello che uso lì nelle stalle per, vabbè, per riempire le mangiatoie, portare un po' la paglia, insomma fare lavoretti di routine diciamo nelle stalle, e questi me li uso per lavorare nei campi, la rattura. Ragazzi, mi sono tenuto anche il Fiat, il Super Fiat, il 1300, quello lì l'ho tenuto perché insomma dai, qualcosa di italiano. Poi è chiaro che adesso non lo so, ragazzi, però voci di corridoio dicevano che c'è in ballo il carrello della Bossini, il 4 Asi. Non so se anche per console, spero di sì. E se no, pazienza, ragazzi, mi piacerebbe averlo tantissimo. E poi la cosa veramente che ci tengo tanto è nel 17 non c'era mappa dove non lo usavo, sarebbe il Fiat Agri, ragazzi. Il Fiat Agri, tanta roba, ragazzi, veramente tanta roba. Magari anche, che ne so, i cingolati di Peppe. Vediamo ragazzi cosa ci riservano. Intanto oggi è uscito, ne approfitto per dire, è uscito il DLC. C'è in giro il DLC. Ragazzi, io non lo compro perché comunque sono tutte robe che abbiamo già. Sì, magari qualcosina, magari che ci dia la possibilità di lavorare più velocemente, però alla fine della fiera se andiamo a guardare sono tutte robe che abbiamo già. Io piuttosto se vado a spendere, non sono i 10 euro ragazzi, non è il problema di 10 euro. Se devo andare a spendere, spendere per qualcosa che non ho. Ecco, mi farebbe piacere spendere qualcosa che non ho, non per avere dei doppioni.
Sì, che mi fanno lavorare un po' più velocemente, però ragazzi è un gioco, io la velocità non la cerco, non me ne frega neanche niente di averla. Perciò voglio dire, sì, poi è chiaro, magari il DLC è bello, non discuto, per l'amor del cielo, ci mancherebbe altro. Non... Però io personalmente non l'acquisto, ragazzi, non l'acquisto perché insomma io sono dell'idea che sono tutte robe che abbiamo già. Poi, insomma, poi... È una questione di gusti, uno lo può comprare, non comprare, ci mancherebbe altro, ragazzi. Libera scelta. Ok, dai. Tanto scherza e ridi, abbiamo fatto più di metà campo, ragazzi. Abbiamo un po' velocizzato. Allora, vediamo un po'. Sì, dai, andiamo ancora avanti. Poi vediamo di incominciare a fare le nostre cataste di ballo. Ragazzi, ho preso l'attrezzo che va attaccato dietro il trattore come la nostra creapresse, che in pratica ne mette una sopra l'altra. Fa, diciamo che fai... Come posso dire, i mucchi da tre balle, neanche i mucchi, fa le file da tre, ecco, chiamiamole così, file da tre. L'anno scorso su Farming 17 avevamo il carrellino che ci aveva dato Black Sheep, la mod di Black Sheep che faceva le file da quattro, quest'anno ancora non è arrivata, però dai, siamo fiduciosi, magari prossimamente arriva anche quello. Visto e considerato che comunque dai, ultimamente le mod ce le stanno dando, non possiamo dire niente, ne stanno arrivando anche parecchie ultimamente, è chiaro che anche noi non siamo mai contenti, questo è un po' il problema di tutti, perché insomma dai, vorremmo sempre di più, però dai, io dico questo ragazzi, da come eravamo messi nel 15 che non avevamo neanche una mod, a come siamo messi al giorno d'oggi, abbiamo fatto passi da gigante, ragazzi, tanto di cappello. Poi è chiaro che, insomma, non dico che siamo a livelli del PC, non ci saremo mai a livello del PC, però dai, anche a noi i modder ci stanno accontentando. Alcuni modder, non tutti, però alcuni modder ci stanno accontentando, sia a livello di, diciamo, di attrezzatura, a livello di macchinari, di mezzi e a livello di mappe, ragazzi. È a livello di mappe. Ok ragazzi, ci accingiamo a fare l'ultima striscia di paglia. Dai, un pochino sono uscite, dai, pensavo che ne uscissero un po' di meno, invece un po' le abbiamo fatte. Poi vediamo un attimino, ragazzi, poi al limite. Io adesso, ecco, volevo chiedermi una cosa, ragazzi, io non mi ricordo di preciso, quante balle possiamo fare in tutto? Tra queste, le fasciate, le balle di fieno. Ok, allora scarichiamo. Perfetto. Via. Questa si può anche chiudere. La portiamo su che non ci serve più, poi la porterò in negozio che la vendiamo, ragazzi. Ok, io direi che la mettiamo qua, ragazzi. I mezzi che non uso più li metto qua. I mezzi, l'attrezzatura, non il mezzo. Eccola qua, io direi che va bene così. Allora, vediamo un po', io tenterei anche. Sì, dai. Ragazzi, tentiamo col nostro trattorino piccolino, vediamo un po' cosa tiriamo fuori. Allora, intanto l'accendiamo. Questo per il momento non ci serve, lo possiamo lasciare anche qua. Abbassiamo un attimo. Ok, perfetto. Ok, ragazzi, andiamo avanti e incominciamo a vedere un attimino. Allora, allargo un po' l'immagine così vedete anche voi. Allora, vediamo un attimino
Intanto la dispieghiamo, dovrebbe essere così. Vediamo un po'. Mi devo ricordare, ragazzi, è un po' che non lo uso. Allora, uno l'ha presa. Beh, penso che basti passare vicino alle balle e le dovrebbe raccogliere tranquillamente. Ah, ecco. Intanto il primo problemino. Dobbiamo passare proprio rasenti, rasenti, mi sa, ragazzi. Allora, niente ragazzi, provo a riprenderla, vediamo un attimino. Intanto ragazzi, sentite le campane, il nostro Don Camillo non manca mai, ci viene sempre a salutare. Allora, vediamo se mi addrizzo un attimino, magari. No, proprio non ne vuol sapere. Ok, l'ha presa ragazzi, perfetto, perfetto, dai, l'ha presa, l'ha presa. Allora, vediamo se riesco a prendere anche questa. Perfetto. Io direi che si può scaricare adesso. Vediamo un po'. Sì. Ah, il doppio. Ok, perfetto. Dunque così la richiudo. Ok. Allora, proviamo a raccogliere. Intanto vedete ragazzi cosa intendevo. Ecco qua. Abbiamo fatto la fila da tre. Vediamo se riesco a prendere questa. Ok, perfetto. Ci siamo. Dai, dai, anche il nostro trattorino piccolino, anche lui fa il suo. Dai, pian pianetto. Allora, vediamo un po'. Ci devo andare proprio dritto dritto ragazzi, se no si fa fatica a prenderle. Allora, aspetta, vediamo un attimino. Ok, perfetto, l'abbiamo presa ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Devo andare proprio millimetrico ragazzi, se no non me le raccoglie. Dritto dritto. Vediamo così. Via, presa anche questa. Ok. Perfetto, ha mollato anche questa. Ah, questa gli diamo una botta col trattore, ragazzi, perché me l'ha scaricata. Vediamo un po' se riesco a ribaltarla. Dai. Perfetto. No! Ah, ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, andiamo. Allora, vediamo. Ok, presa. Vediamo questa. Dai, 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 che ce la facciamo. Ok, presa anche questa. Vediamo di fare anche questa fila qua. Ok, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, scarichiamo anche questa. Ok, dai ragazzi, stiamo andando bene, stiamo andando alla grande. Poi magari proviamo a caricarne qualcuna, eh? Faccio ancora una fila. Ok. Mi prendo questa. Ok, dai, ci siamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Sì, è andata anche questa. Allora, scarichiamo. Ok. Chiudiamo il nostro carrellino. Allora, eccoci qua, ci siamo. Perfetto, poi intanto poi mi porterò avanti io dietro le quinte, rimetterò a posto un po' questi campi, verranno arati, insomma tutto quello che serve al campo, ragazzi. E poi vediamo un attimino, magari non lo so, proviamo a fare
No, proviamo. Devo fare anche il trinciato, ragazzi. Se vogliamo fare l'insilato, devo fare un bel campone di mais e poi andremo a fare il nostro trinciato. Intanto questo possiamo anche scaricarlo. Ok, perfetto. Andiamo avanti un pelino. Via, chiudi. Ok. Perfetto. Raccogliamo anche questa. Quante ne ha? Beh, neanche tante, dai. Alla fine neanche tante. Ok. Già che ci siamo, prendiamo anche questa. Tanto siamo qua in zona, ragazzi. Dai, fai la brava. Ok, preso. Perfetto. Allora, io direi che... Ma sì, dai, le raccogliamo. Non se ne parla nemmeno. Mi sa che me ne avanzano due. Vabbè, facciamo una fila da due, ragazzi. Pace a... mi sono dimenticato di chiudere il carrello, porca vacca. Mi sono dimenticato di chiudere il carrello. Un attimino di distrazione, ragazzi, capita. Sono stato anche bello convinto, eh? Ci sta, dai, ci sta. Ripetiamo l'azione. Ok, perfetto. Ragazzi, come sempre vi rinnovo, se qualcuno ha voglia di fare qualche video assieme, fatemelo sapere, io sono disponibilissimo, ragazzi. Ci mettiamo d'accordo, buttiamo giù un orario e facciamo un video assieme, non è un problema. Ci divertiamo, tanto sono 20 minuti, massimo 25 minuti, non di più. Ok, scarichiamo anche questa. Perfetto. E dicevo, ragazzi, se avete voglia di fare un video, di partecipare a un video, di divertirvi anche voi, nessun problema, guarda, io sono disponibile quando volete, fatemelo sapere, ci divertiamo un po', ci organizziamo magari fare qualcosa in fattoria, o qua da me o da voi, ragazzi anche da voi, non è un problema, non è che la dobbiamo fare per forza qua da me, si può fare anche in fattoria da voi, non è un problema, ragazzi. Ok, perfetto, io direi che ci siamo. Perfetto, buona andata, ragazzi. Adesso dobbiamo, se riusciamo, vediamo un po', se riusciamo a fare quello che voglio fare io. Allora, intanto questo lo mettiamo qua che non ci serve più. Ok, perfetto. Ci dobbiamo riprendere la nostra bella pinzona. Allora. Ok, e dobbiamo prenderci anche questo, ragazzi, perché se no la vedo dura per quello che c'ho intenzione di fare. Ok, perfetto. Perché l'idea mia sarebbe questa. Allora, aspettate, eh. Ci voglio provare, non lo so se ci riesco, però ci voglio provare. Allora, apriamo un po' gli uncini, mi devo un attimino mettere dritto, così, vediamo. Ok, ecco, allora ho visto già una cosa, vediamo se riesco, ecco, se riesco a abbassarlo. Perché non è tanto prendere queste, ragazzi, non è tanto prendere queste, è prenderle tutti e sei. Perché io lo facevo, come vi ho detto, nel 17. Adesso vediamo se riesco a farlo anche qua. Ok,
Ok. Allora apriamo, metto in terra. Aspettate, ragazzi, un attimino. Devo avvicinarle poco poco di più se riesco. Ok, perfetto, quello che volevo fare. Adesso però ragazzi mi scarrello un attimo così, un attimo, ok, facciamo più in fretta. Ci avviciniamo, intanto guardate il carrello che sono andato a noleggiare ragazzi, tanta roba, guardate qua. Mancano le assi di legno, bellissimo. Come l'ho visto l'ho preso subito perché ragazzi, spettacolo. Allora, vediamo un po' se riesco a fare quello che ho in mente, ragazzi. Ok. Ok, allora, dunque. La cosa che mi preoccupa è il peso dietro, ragazzi. La cosa che mi preoccupa è il peso dietro. Non so se ci dà la possibilità di poterle sollevare tutte. Adesso ci proviamo. Vediamo se riusciamo. No, intanto sono già fuori. Devo acchiapparle bene perché sennò. Ok. Ah, lo sapevo, ragazzi. Lo sapevo, lo sapevo. Allora, aspetta, siamo così. Dunque, cosa possiamo fare? Mi sa che dobbiamo andare a prendere un peso, ragazzi. Mi sa che dobbiamo andare a prendere un peso. Se no non riesco a tirarle su. Per forza. Dobbiamo andare a prendere un peso. No, facciamo così. Prendo questo. Ragazzi, devo andare a prendere un peso velocissimo, se no non riesco veramente. Tanto. Ce la facciamo, dai. Allora, usciamo da qua. Ok, passiamo da qua. Facciamo questa strada, ragazzi, così facciamo un po' più veloci, eh? Perché voglio provare a caricarne. Sì, pensavo di farcela con quel peso lì e invece mi sono sbagliato, ragazzi. Devo andare a noleggiare un peso perché sennò non si riesce. Allora, io dovrei scendere dritto così dovremmo arrivare al negozio se non ricordo male la strada. Vediamo un po'. Ho sbagliato, mi sa che ho sbagliato. No, è giusto, è giusto, è giusto. Poi scendo dritto qua. Perfetto, perfetto, ok. Sì, ok, allora scendiamo dritti qua. Tanto ragazzi, questa per chi non la conoscesse è l'altra farm della fattoria Mercury. Vedete qua? Avete possibilità volendo anche di fare una farm qua in zona. Eccoci qua, io scendo qua e siamo in negozio, ragazzi. Facciamo una roba agilissima. Ok. Contromano magari no. Se no rischiamo di farci veramente male. Allora, perfetto ragazzi. Allora, vediamo un po'. Non sto neanche lì a entrare, non perdo tempo ragazzi. Allora, prendiamo un bel peso, bello pesantino, perché ci vuole un peso bello grosso. Vediamo un po'. Intanto questi pesi nuovi non li avevo ancora visti. 2005, quello verde della 2009. Io direi questo ragazzi. Con questo ce la dovremmo fare. Ok, noleggia. Ma se no ce n'era anche un altro, vediamo un po', no,
No. Ah, c'è questo anche, vediamo un po'. Allora, quello là mi sa che è più grosso, ragazzi. Sì, prendiamo quello, va. Prendiamo quello più grosso. Non vorrei che... Allora, intanto ci agganciamo qua. A parte che volendo, cioè, ecco qua, ho fatto il danno. Non ci voglio credere, ragazzi. Ah, porca miseria. Perché succedono queste cose? Niente, ragazzi. Ok, ce l'ho fatta, dai. Ok, perfetto, l'abbiamo preso. Via, torniamo subito in farm. Velocissimi, ragazzi. Taglio da qua, così superiamo anche la macchina. Via, 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 veloci, veloci, veloci. Ok, perfetto, via, si va. Ragazzi, sono un po' fuori tempo, però dai, togliamoci questo sassolino, voglio vedere se riesco a sollevarlo. Poi al limite chiudo il gameplay e ne facciamo un altro e finiremo le balle, dai. Ok, adesso perché voglio vedere se riesco a tirarli su con questo peso, ragazzi. Pensavo di farcela con quello là, però evidentemente no. Ero convinto di tirarle su con quello là e invece no, ragazzi. Vabbè, niente, dai, proviamo con questo, se vedo che le tira su facciamo i saluti e poi al limite ci becchiamo al prossimo gameplay sempre facendo questa cosa qua, ragazzi. Io non tocco niente, così andiamo avanti assieme, vediamo un attimino assieme, d'accordo? Dai. Facciamo sta prova. Oggi è andata così, ragazzi. Oggi è andata così. Ero convinto di farcela con quel peso là e invece mi sono sbagliato. Capita, ragazzi. Ok, dai, siamo quasi arrivati. Un attimo di pazienza, amici miei. E ogni tanto il vostro zingarello ne combina qualcuna, però dai, l'importante è che riusciamo a rimediare, sperando di riuscire a rimediare, magari neanche questo va bene, però con questo ce la dovremmo fare, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Allora, io glielo metto così. Ok. Sembra abbastanza pesante perché come l'ho mollata, avete visto, ragazzi, che il fender si è un po' sollevato, dunque penso che sia abbastanza pesantino. Allora, facciamo così, molliamo un attimino questo, lo metto qua così, ok, e ci prendiamo questo. Ok, io lo terrei anche basso, ragazzi. Così proviamo a vedere se riesco a sollevarlo. Quasi quasi non riesco neanche a tirarlo dietro. Ok, proviamo a tirarlo su, dai. Vediamo un attimino. Allora, riproviamo. Come si dice, ragazzi, ritenta, sarai più fortunato. Apriamo. No, che faccio? Ok, perfetto. Allora, riproviamo un attimino. Come siamo messi? Vediamo un po'. Sì, dai. Ci dovremmo essere. Ok, no. Allora, aspetta. Chiudiamo questi. Sì, ce la fa, ragazzi, ce la fa, ce la fa. Vedete cosa volevo fare io? Questo è quello che voglio fare io. Eccoci qua, ragazzi. Questo è quello che intendevo fare io. Possibilmente dritto, magari, sì, è un po' in bilico, però sì, dai, ce la facciamo. Magari se lo tengo basso il peso ce la facciamo. Pian pianino. Ok. No, 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 no. Allora, aspetta, eh. Ok, allora
Dobbiamo. Ecco qua, perfetto. Ok, ce l'abbiamo fatta ragazzi, questo è quello che volevo fare io. Vedete? Io spero che questo. Ok, le possiamo legare. Perfetto. Ok ragazzi, eccolo qua. Io questo me ne metto un altro di fianco e poi le porterò a casa. Dai ragazzi, facciamo il prossimo gameplay sempre sulle balle, così finiamo il lavoro assieme. Io chiudo qua questo gameplay, ragazzi, dai, poi faremo la seconda parte. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto, spero che sia di vostro gradimento. Vi rinnovo la cosa se qualcuno vuole fare qualche video, come vedete sono sempre da solo, a me fa solo che piacere se qualcuno si vuole unire. Anche dal prossimo gameplay che andremo a fare la seconda parte delle balle, io lascio tutto così, non tocco niente. E niente, dai, aspetto un vostro commento, iscrivetevi al canale, un bel pollicione lì su e vi do appuntamento alla prossima. Un abbraccio a tutti dal vostro Zingarello. Ciao ragazzi, alla prossima!